creare sintesi, di tentare una sintesi. E quindi io tento una sintesi tra le diverse personalità dei miei musicisti, tento sempre una sintesi tra l'elettronica e le cose suonate, tra il passato e il futuro, no? Però la mia indole, mi sento a mio agio io nel creare una sintesi, no? In fondo io vedi che adesso sto parlando tanto, no? Dico un sacco di parole. Poi magari dentro una canzone tutte queste cose qua riesco a dirle in tre parole, no? E quindi in quel passaggio da tutte queste parole che ti sto dicendo a tre parole è il mio lavoro. Ed è un lavoro di setaccio, un lavoro proprio, però è un lavoro che mi è congeniale, non è che mi viene facile, perché io ci lavoro tanto sulle cose, mi viene non facile perché appunto c'è tanto lavoro, però mi è congeniale quel tipo di lavoro, è una fatica che mi fa piacere, mi piace, poi sono disposto alla fatica da sempre, mi piace la fatica, è una cosa che mi piace, a me piace faticare, mi piacciono gli sport faticosi, mi piace andare a letto stanco. È proprio una cosa che preferisco la fatica al riposo. Ciao ciao ciao, là. È questa. Everybody in the house. 1 2 1 2. Prova 1 2 3. Prova 1 2 3. Prova 1 2 3. Sì. Falla girare. Questa è la vita che sogniamo. Falla girare. Questa è la vita che sogniamo da bambino. Rigano, guardami un po'. E questa la... inizia tu, giusto? Beh. 1, 2, 3. E questa è la vita che sogniamo da bambino. Questa è la vita che sogniamo da bambino. Bravo. Questa è la vita che sogniamo da bambino. E questa è la vita che sogniamo da bambino. Mega mix. Dove serve mettiamo il braccetto che esce fuori col piano. Sì, Rotonda considera che lui deve avere tutto a portata di due mani. A portata di due mani. Falla girare così che tutti la possono vedere. Rivini! Dimmi dove sei, fammi vedere le mani. Yeah! Dimmi dove sei, bla bla bla. Quello che vedrete è il racconto di una storia. Una storia semplice, poi, la storia di un essere umano, no? Che sono io, ma non sono io, potresti essere tu, potrebbe essere lui, potrebbe essere un essere umano, uno, nel mondo, che tenta di aprire gli occhi nuovamente, di guardare le cose come se le vedesse per la prima volta, di guardare le cose, di vivere le cose come se le vivesse per la prima volta, di affacciarsi al mondo e di scoprirlo come se fosse un pianeta che non conosce, come se questa terra, come se questo momento, come se questo spazio che occupiamo fosse nuovo, come se ora accadesse per la prima volta. The beginning of la porta got to be powerful, Ok, vai. Electricity. Tasche piene di sassi, non belico, positivo, cioè dico delle cose diciamo che teoricamente dobbiamo fare per forza, perché fa anche piacere, ragazzo fortunato. Io vorrei provare ciao mamma, che sono millenni che non la faccio. Rinunciamo, uno dice beh, togliamo la porta aperta, abbiamo tolto una, non è che... Però capito, la porta aperta non la facciamo, e dai. Lo sai che ieri sera... Amami, è bella. Farla girare, cazzo, non puoi citare almeno un momento farla girare, che... Mani libere. Dio buono, vedi. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Cioè, vedete che qua io mi trovo. Cioè, io danzo, non puoi fare... Cioè, ragazzi...
Sono angoscia esistenziale. Sono angoscia esistenziale, ragazzi. Non so fare la scaletta. È impossibile fare la scaletta in questo processo. E la pioggia più chiara. La sento. I sentieri in le strade. La sento. E qualcuno che ride. La porta è aperta. 3. Una notte. 4. 5. 6. 7. Sembra un ritorno. C'è una macchina nel centro del sole. 9. 10. 11. 12 pezzi. Del disco nuovo. Siamo pronti. Tralasciando i pesci grossi. Estingo il tempo a massa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, giusto, c'è qualcosa d'altro. Più grande, e anche più grande spettacolo. 12 pezzi, quindi da questi 12 pezzi mi togliono i 4. La porta è aperta, la notte dei desideri, i battiti di aria di estingo il tempo al massimo. Ti ricordate quando era il tour dell'albero che durava 3 ore e mezza? Tu non c'eri. La sento, la pioggia che cade. La sento, i sentieri delle strade. La sento, e qualcuno che ride. La porta è aperta. È la musica che ci dice a noi cosa dobbiamo fare, non noi alla musica. In pratica noi dobbiamo far fluire le cose e poi capire i flussi, no? Vedere, non è stato di capire, è stato di guardare, no? Di vedere dove ci portano le cose. Quindi provando le canzoni, provandone tante, ti rendi conto che quali sono quelle che sono più congeniali a questo momento, no? Il tour si chiama Ora, quindi bisogna capire ora, no? Cos'è qual è il nocciolo della questione, no? Qual è le linee energetiche che si incrociano, che arrivano dal passato, che arrivano dal futuro, e lo spazio nel quale si incrociano quelle che certi scienziati chiamano STEM, no? Spazio, tempo, energia e materia, sono queste 4 dimensioni che si incrociano in un punto preciso che è ora, che è l'ora, ora è spazio, tempo, energia e materia. E allora mettersi lì al centro. Quanto poi ogni linea che noi percorriamo, che abbiamo percorso e che sogniamo di percorrere e che desideriamo di percorrere e che percorreremo, ogni linea si incrocia in un punto solamente, che è tutto quello che abbiamo. E questo punto si chiama con 3 lettere, si chiama ora. Stiamo facendo le prove un po' isolati dal mondo e questo ci aiuta anche a concentrarci un po' sulla musica. È una sorta di laboratorio dove come canovaccio si hanno i brani dell'ultimo disco, nonché i brani degli album passati, che però stiamo prendendo, riprendendo, seguendo, riarrangiando e lasciando lasciando anche molto spazio a quella che è l'interpretazione in questo momento di questi brani, senza dover necessariamente ricalcare delle vecchie interpretazioni o dei vecchi arrangiamenti. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più. Ora. È una specie di combat filosofi, come dicevo, perché si cerca di mostrare il lato della bellezza del momento che si vive. E questo in relazione a tutte le cose che avvengono contemporaneamente in tutte le parti del mondo e nell'eternità anche, per cui le cose che c'erano prima riguardano quelle che vengono dopo e viceversa. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando.
mettere in pratica questo disco non è semplice, perché comunque il disco è molto molto elettronico, però secondo me alla fine il fatto di fare un concerto che è passato attraverso le macchine, rivisto dalle persone, acquista un'altra energia. Cioè spesso io mi ritrovo a fare le parti di una macchina che però alla fine sono suonate da una persona, e quindi acquistano un'altra energia, un'altra visione. Mi rendo conto che all'inizio è importantissimo l'aggressione, è importante questa cosa qui, capito? All'inizio questi primi 4-5 pezzi devono avere un tono, devono essere veramente mozzafiato, cioè non dobbiamo mai lì essere, strizzare l'occhio, capito? Lì ti deve arrivare addosso una cosa che e quindi qualsiasi cosa di rassicurante, non dobbiamo essere rassicuranti lì, capito? Non bisogna essere assicurati, bisogna entrare, entrare così, anche perché dopo ce ne sono invece tanti momenti, no? No, io lo sento, io la roba io l'avverto, non è che devo pensare, cioè non, se comincio a pensare non arrivo da nessuna parte. E mi sogno appunto pezzi tipo come tutto l'amore che ho, come anche Amami, è pazzesco. E me li sogno proprio sul palco, perché adesso che so com'è il palco me li immagino e me li sogno pure notte. Mi occupo di più della parte elettronica, chiamiamola, rispetto all'altro tastierista, quindi curo tutta la parte dei sintetizzatori. Abbiamo questi sintetizzatori modulari preso per questo tour, perché sono stati molto usati nell'ultimo disco di Lorenzo. I synth modulari sono caratteristici perché non si può memorizzare nessun suono, non si può memorizzare niente, cioè tutto viene fatto fisicamente alla vecchia, collegando i cavetti, muovendo le manopole, e quindi questo crea qualche problema a livello di gestione in tempo reale, però ci stiamo riuscendo abbastanza bene, direi. Ho sviluppato subito le mani e i piedi durante la mia crescita, quindi sono ben piantato per terra e ho le mani grandi, e col mio strumento amo costruire le fondamenta con un suono che è solido e liquido allo stesso tempo. And it's always great working with Lorenzo. Lorenzo is such a creative, inspiring person that you can only but help enjoy yourself. Lots of high energy, but a balance of low, but when it's time to dance, it's time to dance. Poi in realtà tutto rimane, da qualche parte tutto sì, tutto il lavoro che si fa, che è il lavoro proprio, no? Il lavoro che si fa in una sala prova è proprio un lavoro, ci si mette lì e si lavora, si suona, si fanno andare le canzoni, no? E si sente cosa hanno da dirci queste canzoni qua, e si cerca di creare un filo narrativo, però non lo puoi creare prima il filo narrativo. Poi cosa succede? Che alla fine ti rendi conto che quando hai fatto una scaletta, una tournée, il filo narrativo è sempre lo stesso. Però non lo puoi, questo schema non lo puoi mettere prima, perché se lo metti prima perdi tutto il gusto del farlo e diventa tutto meccanico. Poi tanto alla fine arrivi sempre lì, no? È un po' come dire che si muore, tutti si muore, è chiaro che poi alla fine moriremo. Questa è la fine. La fine è che si muore, la fine della vita terrena. Poi chissà cosa c'è, questo non si sa, però la fine della vita terrena è che si muore. Però se uno dice, tanto si muore, allora che costa vivere, che serve? No, il bello è vivere, il bello è vedere come si fa ad arrivare lì, no? C'è qualcosa in questa cosa qui, forse non c'è qualcosa, cioè nei sogni, nei desideri,
nei percorsi umani, nei processi umani, c'è qualcosa, c'è un valore. Difficile dire quale, ma c'è un valore. E se uno comincia a pensare che non c'è un valore in quelle cose lì, inizia l'inferno, no? È l'inferno dove spesso ci vogliono condurre anche. Noi siamo per la vita intesa proprio nel che la vita è un casino, noi siamo per quello, per la vita che è, la vita è un casino, è una cosa che non c'è, non la puoi definire mai, non puoi dargli mai un nome alle cose che succedono, no? Non ci puoi mai dare un nome. Falla girare. I go in the dark. Noi, secondo me, dobbiamo provare a riuscire a portarli in un mondo veramente di sogno, cioè in un mondo di prima del linguaggio, cioè in un mondo di pura emozione, no? Se ci riusciamo, facciamo una cosa che ha un valore. No, no, veramente, non devi pensare mai, devi solo sentire. Ci vuole di suonare per la musica, di essere al servizio della musica, cioè di essere al servizio di quella cosa lì, di tenerlo in mente, no? Un'opera di liberazione, no? Di pratichiamo l'allegria, come dice la canzone. È vero, cioè nel senso che entriamo in una zona. Allora è bello, perché da fuori questa cosa qui è bella, eh? Ha una bellezza. Quando uno le prove sente dei momenti di magia, no? Poi vuol dire che c'è qualcosa. Della realtà, spingo il tempo al massimo, fino quasi a perdermi, l'infinito e l'attimo, giatera, oceano. Spingo il tempo al massimo. Spingo il tempo al massimo. Spingo il tempo al massimo, come fossi un bolide, italiano e apolide, posizioni scomode. Spingo il tempo al massimo. Spingo il tempo al massimo. Vivo in simultanea, dentro ad un circuito. Vivo nell'intuito, nel pensiero indomito. Vertigine, coraggine. Alleluia! Torno alle mie origini, libro di vertigini. Animali e angeliche, le mie doppie eliche. Girano. Rimedi! Senza limite, sexy ed esoterico, fermo e supersonico, mistico atomico, baciami la bocca, baby! Proseguendo si arriva in Sicilia, proseguendo ancora si arriva in Libia, proseguendo ancora si attraversa il Sahara, poi si arriva all'Equatore, poi dopo proseguendo ancora c'è un pezzo di foresta pluviale, Congo, no? Poi si va giù, si arriva verso la Namibia, poi ancora il Sudafrica, poi dopo si va ancora avanti, si arriva all'Antartide, si supera il Polo Sud, si torna indietro, dove si passa? Dalla Nuova Zelanda, poi si passa d'Italia all'Australia, al sud-est asiatico, il Giappone, il Kamchatka, poi su verso il Polo Nord, poi si ritorna giù dalla Groenlandia si passa dall'Inghilterra, Islanda, Inghilterra più o meno, la Francia, l'Italia, boom, e si ritorna. Non è male, è un bel giro. Sempre di corsa, io sono sempre a correre dietro a qualcosa, sono sempre a correre, a conquistarmi, a raccattare qualcosa che è caduto, a rimettermi in sesto, è così.
la mia attività onirica in genere in una fase come questa, che è una fase simile a quella della scrittura di un disco, diventa vorticosa, proprio vorticosa. C'è una stella luminosa? Ma io sto cercando, in questi ultimi anni in cui sto facendo questi concerti, sto cercando un limite proprio, sto cercando un limite di stare sul limite, perché prima o poi finirò di fare questo tipo di concerti, e per un fatto proprio fisico, no? Finirò di fare questi concerti dove io mi massacro, però in ogni concerto, e arrivo alla fine del concerto che mi sembra impossibile che io domani possa farne un altro. A un certo punto il corpo mi dirà: vabbè, basta, non puoi più fare sta roba qua, perché così come uno non può più fare le Olimpiadi di maratona, così come uno non puoi fare più, però quindi sto proprio cercando quel limite, no? Lo sto proprio cercando, lo tocco, e quindi sarà, questo qui sarà lo spettacolo più energetico di tutti quelli che abbiamo fatto, sarà il più atomico proprio, il senso proprio di energia atomica, quella buona, quella che non lascia scorrere. Ero immerso dentro l'acqua e poi a un certo punto ho visto un altro corpo immerso dentro l'acqua, che era il corpo di un uomo che non conoscevo però, e aveva dei cavi attaccati in tutto il corpo, come se fossero dei cordoni ombelicali, capito? Fai conto, dei cavetti neri, non era acqua pulita, era un'acqua strana. Dopo c'erano anche altri corpi in quest'acqua, c'era questo corpo qui che vedevo abbastanza bene, però non so di chi fosse, o perlomeno non me lo ricordo. Per cui lì, volendo, potremmo anche creare un effetto in cui spengi tutto e in quel punto magari rimango solo io. Però le cose si trasformano e quindi sono curioso di vedere che cosa succederà nel futuro, sono molto curioso, anche perché mi rendo conto che poi sta trasformandosi tanto in me, si sta trasformando, e quindi io sono sicuro che le mie cose migliori devono ancora venire. Le cose sono tutte perfette in realtà, no? Le cose sono sempre tutte perfette. Io ogni tanto mi sento Jovanotti for President, il mio primo disco, mi sembra perfetto. Cioè, mi sembra un disco, non cambierei niente di quel disco lì, no? Neanche una nota. Perché lì l'ho fatto, no? Non lo rifarei mai uguale, ma non lo cambierei neanche di una virgola, perché è tutto perfetto. Alla fine ogni giorno è perfetto. Quello che succede alla fine, quello che succede è quello che deve succedere, no? È così, chissà cosa succederà. Quindi c'è un altro mondo da costruire, c'è tutto un altro mondo da costruire, c'è tutto un altro mondo secondo me da costruire nuovo, e a partire dai processi economici, a quelli industriali, a quelli artistici, e nessuno è in grado di prevederlo, perché il nuovo non è mai prevedibile, il nuovo non si prevede, il nuovo arriva, il nuovo accade. Il suo futuro, disperdi le sue viscere, mangiagli il cuore, senza rancore, si lotta, si ama, in mezzo al panorama, perché è bello così, è la regola del gioco, il fuoco che non brucia non è...